안녕하세요, 리세입니다. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Michelina Fan, anzi non sono più Michelina Fan. A proposito, dovevo informarvi di questo. Il mio vecchio account di YouTube si chiamava Michelina Fan, ma siccome era un nome alquanto bimbinchiesco, sì, fatto proprio ai tempi in cui ero strafan di Mika, ho deciso che era giunta l'ora di cambiarlo. Infatti adesso sono Artemisia95. Quindi devo togliermi questa abitudinaccia di dire Michelina Fan nei video, ma vabbè. A parte questo, sono qui con un nuovissimo video acquisti mangoso. Era veramente tantissimo tempo che non facevo un po' di scorpacciata di fumetti, che non andavo proprio in fumetteria. Invece finalmente sono andata e ho diverse cosine da farvi vedere. Allora, tanto per cominciare, questo è tipo successo settimana scorsa, una roba del genere. Sono andata in una fumetteria a Firenze che si chiama Mister Neko. Ci ho già acquistato diverse volte perché è veramente fantastica, ragazzi. Ha veramente di tutto di più. Anche un sacco di fumetti vecchi, di manga vecchi che pensavo non avrei mai trovato. Poi, insomma, è bellissima, è nuova. Poi hanno di tutto: gadget, peluche, giochi da tavolo, insomma. Veramente, veramente bella, mi piace, fornitissima. Finora di quelle che ho girato a Firenze è la meglio. Io non so Firenze, infatti, ma andando all'università lì, ovviamente, mi sono messa, insomma, in cerca di qualche fumetteria. E finora di quelle che ho visitato, quella è quella che decisamente mi piace di più e ve la straconsiglio. Quindi cosa ho preso? Allora, tanto per cominciare, di questa sono fierissima, la mia primissima Gashapon, perché sì, lo ammetto, non avevo nessuna fino adesso, non poteva non essere se non di Sailor Moon. Guarda, se la c'è, è carinissima. Ora, scusatemi la luce, però è un amore. Credo sia praticamente della terza serie dell'anime che conosciamo noi, perché come sapete è uscita anche la nuova versione dell'anime Sailor Moon Crystal, o almeno spero che lo sappiate. Questa comunque dell'anime, del primo anime, dovrebbe essere la versione insomma trasformata della terza serie. Mi sembra, dagli abiti, non vorrei dire una cioccata, è tanto che non guardo Sailor Moon, lo ammetto, però rimane uno dei miei anime preferiti, proprio nel cuore, bellissima infanzia, quindi insomma non potevo non prendere questa. Poi mi è piaciuto perché sulle scatole mettevano, c'era praticamente il nome del personaggio che c'era nella scatola, eccetera, io pensavo che di andare praticamente a caso, che ne prendevo una e chi mi toccava, invece poi ho visto che ci avevano già prontamente scritto che c'era nella scatola, grazie a Dio. Però comunque è stata una sorpresa perché di Sailor Moon c'erano comunque due versioni. Questa che faceva l'occhiolino e un'altra, insomma, dove l'occhiolino con la pose, tra l'altro, e un'altra dove stava, diciamo, normale. Comunque ne avevano tantissime di Gashapon di Sailor Moon. Non so se sono nuove o se l'hanno tirate fuori dal nulla. Comunque, niente, insomma. Sono fiera, è così dolce, così carina. Quando l'ho dovuta montare da me, oh mio Dio, pensavo di romperla, ma vabbè. E questo è stato il primo acquisto. Il secondo, invece, è uno yaoi. Per chi non lo sapesse, gli yaoi sono dei boys love, cioè storie d'amore fra ragazzi. E io ho acquistato questo. Ovvero, Trattami con dolcezza, volume 1. E questo è della Magic Press, mi sembra. Abbiate pazienza, però non solamente un altro di Yaoi, sempre di questa casa editrice, che tra l'altro non mi è piaciuto un granché, a parte il fatto che avevo comprato il numero 7 e non l'avevo mai cominciato, quindi praticamente ho letto la fine. Sì, Magic Press. Premetto che non ho ancora finito, perché come vedete ho appena appena cominciato. Sinceramente, da come è partita la storia non è che mi sia piaciuta un granché. Dalla trama mi sembrava carina, perché praticamente il nostro protagonista iniziale è questo ragazzo, un po' il classico secchione, che viene beccato da quest'altro ragazzo che invece è il classico bulletto, insomma, di classe. Insomma, bulletto, sembra un suo ragazzaccio più che altro.
che viene appunto beccato a copiare. Quindi questo ragazzo, scusatemi, non mi ricordo i nomi, cioè l'ho letto così una sera, dormivo in piedi, quindi non lo so, ancora non ho memorizzato i nomi. Cosa succede? Che praticamente usa questa scusa per ricattarlo e ovviamente gli chiederà dei favori sessuali, cioè prevedibile come una, non lo so, prevedibile. Quindi voglio dire, cioè la storia comunque era interessante quella di base, poi però leggendola diciamo che praticamente fin dal primo capitolo vediamo già scene audaci. Non che non ci piacciono le scene audaci, però non lo so, ha già smontato un po' la tensione. Ecco, non vorrei che fosse uno di quegli yaoi che diciamo succede tutto in un botto e non ti godi l'avvenire lento, l'accadere delle cose. Io sinceramente, cioè di yaoi ne ho letti tanti scan però. E ho guardato anche tutti gli anime possibili immaginati che ci potessero essere. Ovviamente il mio preferito rimane Giungio Romantica o Sekai Chatsukoi, che sono della stessa autrice. Veramente non riescono a trovare una storia bella come quella, proprio perché cavolo non lo fanno? Va bene che forse il manga non è ancora finito, però potrebbero cominciare intanto a pubblicarlo. Ma vabbè, si sa. Prima di vedere una cosa qui in Italia c'è da pregare 387 santi. E non so nemmeno se ci sono così tanti, ma vabbè. Quindi, cavolo, ho perso il punto del discorso. Non niente. In poche parole, beh, non posso dare ancora un giudizio completo perché non ho finito di leggerlo. Però, sì, insomma, non è che mi abbia conquistato, diciamo, subito. Però, insomma, si vedrà. Comunque, a parte questo, devo dire che le edizioni della Magic Press mi piacciono veramente tanto. Questi sì che sono 5 euro spesi come si deve, perché abbiamo una sovracopertina e sotto una copertina che comunque è colorata, è sempre azzurrino. Poi abbiamo delle pagine a colori che poi sono bellissime. Vi faccio vedere la prima sperando che nessuno si sconvolga. Non che ci sia tanto di... Beh, oddio. Abbiamo ben una, due, tre... E quattro, vabbè, qui sempre solo uno sfondo, quattro pagine a colori, che poi sono veramente carine, insomma, guardate bellini i font, insomma, usati, i colori che si prendano, veramente carina come impostazione della pagina. E poi mi piace tantissimo anche questa cosa, ovvero che abbiano scritto sulla sovracopertina praticamente... Diciamo, ci sono dei suggerimenti per altri titoli yaoi della stessa casa editrice. È una cosa buona perché comunque ne hanno serializzati diversi, anche se questa, insomma, anche se questa collana 801 non è che sia nata poi da così tanto tempo, però ne hanno già, insomma, sono già usciti diversi manga yaoi, quindi io non sono stata proprio al passo e è un bene per me che ci sia scritto, insomma, altri titoli che potrebbero interessarmi, anche perché, insomma, in fumetteria non si trovano così sempre, veramente abbastanza rari. E poi, vabbè, invece da quest'altra parte troviamo il titolo dell'autore e una specie di breve biografia. Comunque, insomma, mi piace veramente, veramente tanto come edizione. Che la copertina comunque è bella, poi vedete è un po' luccicosa, diciamo così, anche lì dietro. Blim blom blam blom, blim blom blam blom. Insomma, 5,90 € che ne valgono veramente la pena, secondo me. Quindi sull'edizione non c'è niente da dire. Ah, poi, mi dimenticavo di dirvi che le pagine sono, ecco, diciamo, leggermente patinate. Di solito è un male, insomma, perché sono più trasparenti ed effettivamente trasparisce un po' la pagina di dietro, non so se riuscite a vedere. Spero di non aver spoilerato niente. Però sono comunque davvero belle, insomma. Ne valgono proprio 5,90 €. Mi è piaciuta, insomma, mi ha fatto una buona impressione. Quindi, insomma, ancora non so se consigliarvelo o no, però, insomma, per gli amanti degli yaoi come me che vorrebbero provare un nuovo titolo ci potrebbe essere questo, che comunque penso conosciate un po' tutti perché è uscito un bel po'. Io all'ultimo momento arrivo come al solito.